deve essere il punto di ripartenza del nostro paese, vista in maniera organica, sistemica, quindi non si può più lavorare come ambiente in maniera settoriale, ma abbiamo proprio, adesso abbiamo due strumenti potentissimi, che è il PNRR, ma anche il piano della transizione ecologica, che ci permetteranno di portare il paese da qui al 2050 in una visione organica, proprio di atti concreti che poi si andranno a fare e che alla fine andranno anche cadranno positivamente sulla vita del cittadino, ovviamente delle imprese.